Angelo Paoli, quella del 7 settembre 1914, fu la giornata terribile che si ricorderà sempre da tutti i cacciatori imperiali tirolesi. E racconta che per molti e molti mesi dopo quel giorno, sebbene fossero successi altri gravi eventi, il ricordo gli provocava brividi per tutto il corpo, tanto era stato lo spavento. Il suo racconto si apre con la visione di un massacro. Appena fummo scorsi dal nemico, pareva la finizione del mondo. Cannonate, fucilate, armi a macchina sparavano a fuoco accelerato. Le palle fischiavano da tutte le parti, morti e feriti erano uno vicino all'altro, chi senza gamba, chi senza braccio, chi spaccata la testa, chi nel ventre. La polvere e sangue. E nel mezzo io stavo rassegnato col fucile in mano, dicendomi se un uomo può resistere a tali avvenimenti. Poco più a nord, anche la compagnia di Gunther era balzata fuori dalla trincea come tanti esseri privi di ragione. Se Dio esistesse, certo non sarebbe così duro, vedendo simili infami, tali maltrattamenti. Aspettava il ritorno.
soldato vivo di un eroe morto che mi farà se accanto nel letto le è rimasta la gloria di una medaglia alla memoria. Per la dritta all'inferno, per il perito
voglio restare in fiducia, dentro la bocca.